Questa canzone, la canzone che vi facciamo ascoltare adesso, è ispirata a una delle novelle più belle del libro di Osvaldo Soriano che si intitola Football, al quale noi immeritatamente ci siamo ispirati per realizzare il nostro secondo disco. E questa novella in particolare racconta la finale dei campionati del mondo di calcio del 1950. Stadio di Rio de Janeiro, Maracanã, appena inaugurato, 150.000 posti. La finale era Brasile-Uruguay. Il Brasile era una squadra formidabile, una vera e propria macchina da gol. L'Uruguay a confronto era poca cosa, era arrivato lì quasi per caso. Il Brasile, insomma, era chiaramente avvantaggiato. Dopo appena 6 minuti segnarono la loro prima rete e il tifo, la torcida per parte sua, premeva perché la squadra segnasse la seconda rete per mettere, come si suol dire, al sicuro il risultato. Ma un giocatore dell'Uruguay, il più anziano di tutti, il cosiddetto re del centrocampo, che si chiamava, badate bene, aveva un nome originale, Obdulio Varela. Mentre il Brasile segnava, vide con la coda dell'occhio che un guardalinee aveva alzato la bandierina e poi l'aveva repentinamente abbassata. Quindi c'era margine per effettuare una protesta e la effettuò. Andò nel fondo della propria rete, prese il pallone e se lo mise sotto braccio e lentamente, ma molto lentamente, si avviò verso il cerchio di centrocampo. Cominciò ad effettuare la sua protesta, ma la effettuò in spagnolo, sapendo che l'arbitro era straniero e quindi non capiva. E così se ne passarono 10 minuti. Alla fine si decisero a chiamare l'interprete e passarono altri 10 minuti. Insomma, dopo 20 minuti il gol venne convalidato. La partita riprese, ma non era più la stessa. Obdulio Varela aveva ottenuto il proprio scopo, cioè aveva inceppato la formidabile macchina da gol che una volta ripreso il gioco non giocava più come prima. Gli automatismi si erano fermati, il fiato si era, non spezzato, perché spezzato è quando va bene, insomma il fiato non c'era più. Mentre invece l'Uruguay, per parte sua, faceva melina, giocava a centrocampo, passaggio passaggio, lemme lemme, catapera catapera, ad un certo punto pareggia. 1-1. A questo punto la torcida iniziò ad andare dal nervosismo nella paura. Il Brasile non solo non giocava più come prima, ma giocava pure peggio, mentre invece l'Uruguay, per parte sua, continuava a fare melina, gioco di centrocampo, passaggio passaggio, lemme lemme, catapere catapere, che non so cosa vuol dire, ma rende bene l'idea. Non si sente, ma lui fa il gol. L'Uruguay segna e si avvia a vincere i campionati mondiali di calcio a Rio de Janeiro. E mi direte voi, la storia è tutto qua? No? Perché, come ci racconta e testimonia il grande poeta Osvaldo Soriano, a quel punto Obdulio Varela, alla fine della partita, chiamò il massaggiatore e disse: "Tu, vieni con me. Andiamoci a fare un bel giro nei bar di Rio, voglio vedere come piangono i brasiliani la loro sconfitta." A quel tempo la televisione non esisteva, quindi non temeva che il suo soma venisse riconosciuto. Soma, che bella parola. Andarono in un primo bar, ordinarono da bere, si accomodarono, poi se ne andarono. In un secondo bar, ordinarono da bere, si accomodarono e se ne andarono. In un terzo bar, in un quarto bar, alla fine erano quasi ubriachi, anzi ubriachi. Ordinarono nuovamente da bere, finché all'entrasatta, all'improvviso, dall'ingresso fece la sua comparsa un signore, un nero alto 2 metri, il quale guardò Obdulio negli occhi e gli disse: "Tu! Tu sei proprio tu. Tu sei Obdulio, quello lì che ci ha fottuti." Chiaramente Obdulio a questo punto pensò egli di essere fottuto, ma il signore alto 2 metri gli disse: "Obdulio, ti prego, vieni al bancone del bar con me a bere e a piangere sulla sconfitta del Brasile." Chiaramente Varela non se lo fece dire 2 volte.
Lui ci andò, a lui che cosa gli importava? I suoi compaesani erano a festeggiare, sì, ma lontano, lì, a Montevideo. Lui era in mezzo a tutta quella tristezza. Non aveva mai osato immaginare che la sua furbizia avrebbe potuto rovinare il più grande carnevale che i brasiliani avessero osato preparare. Augusto giocando in Brasile, ma Pepe no, giocava a calci di guai. Final del mondo, stadio di Rio, Maracanã. Era 50, chi vincerà? Ma dopo il gol segnato al sesto dai Carioca, Varela andò a passo lento a protestare. Mezz'ora si pareggiò. Ah!